Platinette cade a tale e quale show, foto video. Platinette caduto in diretta a tale e quale show. Esibizione sfortunata quella di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, a tale e quale show 2017 stasera, dove in occasione della primissima puntata, ha interpretato Sylvester. Dopo la presentazione iniziale, avvenuta come per tutti i concorrenti sotto l'ascensore, dove Platinette ha ironizzato dicendo pronto è una parola grossa. Pronta è un'altra parola grossa. Diciamo che sono pronte, si è consumata la gaffe. Arrivato in studio con l'ascensore, forse a causa della scarsa illuminazione, lo studio al momento del suo ingresso era semibuio. Platinette è caduto sul palco rovinosamente, inciampando davanti alle telecamere. La caduta di Platinette ha fatto spaventare non poco Loretta Goggi, subito inquadrata con aria preoccupata. Piccolo momento di imbarazzo e difficoltà anche per il conduttore Carlo Conti, che dopo un attimo di esitazione, si è assicurato che tutto andasse bene lanciando quindi l'imitazione, o meglio il ricordo di Sylvester. Presto dimenticata la caduta, l'esibizione di Platinette a tale e quale show è poi andata benissimo. Tanto da meritarsi applausi scroscianti e un giudizio molto positivo da parte di tutti e tre i giurati, ossia la Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sicca. Caduta di Platinette a tale e quale show, dove vedere foto e video. Della caduta di Platinette a tale e quale show non è ancora disponibile il video. Che verrà comunque caricato sul sito della Rai dopo la mezzanotte, con l'intera puntata del programma, andata in onda questa sera. L'esibizione di Platinette, tornato alla ribalta dopo l'addio a selfie di Simona Ventura, è stata un po' sfortunata anche in fase di presentazione, poiché Carlo Conti, prima di farlo entrare in studio, si è detto felice di averlo avuto al Festival di Sanremo in coppia con Grazia Di Michele nel 2010. In realtà quell'edizione del Festival della Canzone Italiana non è stata condotta da lui, ma da Antonella Clerici. Dell'errore se ne è accorto lo stesso Conti, il quale si è scusato dopo l'esibizione, correggendosi asserendo, volevo dire Sanremo 2015, non 2010.